Banche. Banche, beh, il tema mi sembra abbastanza evidente. Vi pare possibile che una sottosegretaria, il cui padre è stato multato per ben 2 volte dalla Banca d'Italia, anche che ha avuto segnalazioni di irregolarità gravi dentro quell'istituto, e quell'istituto poi è fallito, possa decidere di non soltanto di scrivere una mozione del Partito Democratico contro il governatore della Banca d'Italia, ma addirittura decidere chi sarà il futuro governatore della Banca d'Italia? Il tema è molto semplice. C'è un conflitto di interessi Orsini. evidente ed è impossibile che decida chi ha avuto in casa una vicenda come quella. Sì, ma anche qui noi non possiamo discutere del nulla. Non, la mozione del Partito Democratico l'ha scritta il Partito Democratico, non l'ha scritta il Ma governo che anzi ci ha chiesto di cambiare il testo di quella mozione che noi abbiamo cambiato. Dopodiché, vogliamo fare questa scritta la seriamente? No, sottosegretaria, ma era come la. informata. Ma non è vero, era informato tutto il governo, era informato dal Presidente del Consiglio a quelli che il Presidente del Consiglio, il Ministro dei Rapporti col Parlamento e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio hanno deciso di informare, ma la mozione l'ha presentata il gruppo del Partito Democratico e l'ha scritta il gruppo del Partito Democratico. Le comunico che sappiamo scrivere, non è che abbiamo bisogno del Non c'è governo, bisogno della. spesso scriviamo anche norme migliori di quelle che ci Il arrivano suggerimento in che Parlamento danno mandato di là dal di chi l'ha scritta, il succo Dopodiché, il punto di è quel questa quadro mozione. parentale che descriveva Belpietro, mi pare il Sì, succo ma su del. questo abbiamo fatto un dibattito parlamentare, ne abbiamo risposto 1.000 volte. Il padre di Maria Elena Boschi è stato 8 mesi nel board di Banca Etruria, è stata quella banca commissariata dal governo che ha agito e ha risolto i problemi che erano precedenti e che affondano le radici in una storia abbastanza lunga Risolto. che affronteremo, Belpietro, Nella grazie alla commissione. commissione d'inchiesta con le banche voluta dal Partito Democratico, in cui parleremo delle banche Massimo venete, Giannini, vediamo cosa viene dove fuori, del c'è Monte dei il Paschi di socio Siena, d'affari del vediamo cosa fratello della viene fuori, Boschi? e anche di Dove c'è il socio Banca Etruria. d'affari del E le fratello della comunico, Boschi, che è il Belpietro, sì, tesoriere ma del Partito Belpietro, le Democratico? comunico che io Socio d'affari sono del quello che fratello ha Non abbiamo una scheda che ci stava farà io vedere quello che che tutti chiedo, i paradossi. sì, Prego, però diciamo, sono io quello che ha prego, prego, prego. chiesto che la commissione d'inchiesta sulle banche, che buona parte del Parlamento non voleva fare e che noi siamo riusciti a varare, partisse dai casi più recenti, perché in quella commissione d'inchiesta. No, lei fa così, ma le Avete assicuro. Beppe, mi faccia, ritardato fino ascolti, le all'ultimo fa la bene ogni tanto costituzione della ascoltare e non commissione. ripetere a pappagallo le tesi precostituite. No, C'erano molti in risponda quel invece paese. ogni Sto tanto. rispondendo, se lei ha la bontà di Rispondendo, magari non le piace la ascoltarmi, risposta. troverà anche Socio del fratello del sì. sottosegretario. Allora, Quella ora ne le parliamo, sto non si dicendo, preoccupi, sono Belpietro. io che ho chiesto e ottenuto Bonifazi. per fortuna che la commissione d'inchiesta parta nell'analisi dei casi più recenti, quindi Ok. Venete, poi Monte dei Allora, Paschi, parliamo poi tutti, quindi Etruria. non vi preoccupate.